Gli Epodi di Orazio. La composizione degli Epodi ha inizio intorno al 42-41, praticamente appena finita la battaglia di Filippi, dove lui è stato sconfitto, scappato, perché rischiava la vita, e quindi è sicuramente un periodo un po' più tormentato. Ecco. Si vede un po' questa fase un po' tormentata anche nella stesura di queste poesie, che sono un pochettino più sanguigne, più espressive rispetto alle odi che vedremo saranno molto più pacate, le vedremo le prossime volte, un po' più aggressive sicuramente. Dicevamo, inizia a scrivere queste poesie, gli anni delle proscrizioni, sì, ricordate che insomma i triumviri avevano fatto anche delle liste di proscrizione, uno di questi che era stato ucciso, no, perché inserito in queste liste di proscrizione era stato proprio Cicerone, no? E poi si conclude dopo la battaglia di Azio, 31 a.C. La battaglia di Azio segna finalmente la fine della guerra civile e quindi anche l'epoca in cui ormai Orazio è integrato nell'ambiente culturale augusteo. E quindi anche i toni, dicevamo, cambieranno. Il libro è pubblicato nel 30, appunto un anno dopo la battaglia di Azio, dedicato a Mecenate, comprende 17 componimenti. Quindi 17 epodi, giambi o epodi. Il titolo scelto da Orazio doveva essere quasi certamente iambi. Iambi è un termine tecnico proprio riferito alla metrica. Infatti, il termine indica sia le forme metriche. Iambus è il piede composto da una sillaba breve e una sillaba lunga, tatà, no? Quindi che ha l'accento, l'arsi, dopo, nella sillaba seguente. Sia il genere letterario che ha reso illustre Archiloco in Grecia. Anche Ipponatte era un altro poeta greco che aveva scritto Giambi. È una poesia di tipo aggressivo, realistico, nella quale predominano i sentimenti dell'ira e della rabies, quindi della rabbia. Ecco, quindi dicevamo l'originalità dei Giambi. Chi era Archiloco? Nato a Paro nel VII secolo a.C., figlio di un nobile e di una schiava, soldato di ventura, uomo impetuoso e passionale. Ecco, soldato di ventura, si è fatto anche una canzoncina su Archiloco che lascia lo scudo, poi, che era un mercenario, no? E durante una battaglia aveva lasciato lo scudo per aver salva la vita. Archiloco aveva dato origine a una poesia polemica di invettive e attacchi ad personam. Sentimenti violenti ed eccessivi espressi con un linguaggio realistico e potente, non privo anche di elementi osceni. Ecco, attenzione, la cosa importante è questa, che Orazio comunque un po' mitiga l'aggressività di Archiloco, capite? Cioè, è vero che rispetto alle odi, ad esempio, questi epodi sono sicuramente più aggressivi e polemici, no? Però non esagera mai Orazio. Orazio, in un'epistola intorno al 20, affermerà orgogliosamente di aver introdotto per primo nel Lazio i giambi di Archiloco di Paro. Sono stato il primo, insomma, no? A introdurre questo tipo di poesia, la poesia dell'invettiva, poesia giambica. Di Archiloco, però, aveva voluto imitare solo numerus animosque, i ritmi, lo spirito aggressivo, non le res. Non gli argomenti, infatti, non vuole imitare i contenuti, il linguaggio ingiurioso di Archiloco che arriva anche a insultare, eccetera. No, no, no. Quindi, sicuramente diciamo, utilizza il genere di Archiloco, no? Ma con una sua originalità che lo distingue dal modello greco. Che cosa dice, per esempio, in un passo delle Odi? Primo libro, Ode numero 16, dice: Me quoque pectoris tentavit in dulci iuventa, fervor et inceleres iambos misit furentem. Me pure tentò nella dolce giovinezza il ribollire dell'animo e mi sospinse furente verso i giambi veloci. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sono questi, da un punto di vista ritmico, insomma, i giambi hanno un ritmo incalzante, diverso, no? Quindi ammette nelle Odi di essere stato attratto da questo tipo di poesia,
il ribollire dell'animo, no? I giambi veloci. Ma l'abbiamo già detto, con un suo timbro comunque un pochettino meno irruente, meno impetuoso. Ecco, in Lucilio, che scrive negli anni della Libera Repubblica, prevale la volontà di incidere sulla vita civile contemporanea. Cioè, attenzione però, mentre Lucilio, quando aveva scritto le sue satire, si scagliava contro le famiglie nobili del tempo, perché usava le sue satire e quindi questa poesia un pochettino per attaccare chi aveva il potere. Invece Orazio ha bersagli di poco conto, un usuraio, un arricchito, una fattucchiera, una vecchia libidinosa, un poetastro, la strega Canidia, addirittura l'aglio, se la prende con l'aglio. Vuol dire quindi che sicuramente la sua poesia non ha più un aggancio diretto con la vita politica, come invece aveva Lucilio, che quando scriveva le sue satire se la prendeva in particolar modo con una famiglia nobile, aristocratica. Mentre Lucilio vuole colpire direttamente i viziosi e corrotti del ceto dirigente romano, in Orazio prevale l'approfondimento morale. Invece di attaccare le persone nei loro vizi, Orazio attacca i vizi nelle persone. Se la prende quindi con il vizio dell'usura, se la prende con il vizio dell'astrologia, della cattiva poesia, della stregoneria, della magia, eccetera. Gli attacchi di Archiloco sono sempre ad personam feroci. Quelli di Orazio sono diretti a figure fittizie o anonime. Un usuraio, un liberto arricchito, una maga, una donna troppo vogliosa, eccetera. Quindi non ci sono i nomi e cognomi, diciamo, giusti. Ecco. Mentre invece in Archiloco, e anche Lucilio, c'erano degli attacchi proprio ad personam. Il debito con Callimaco, che invece abbiamo detto un poeta alessandrino. Callimaco aveva fuso nel suo libro motivi eziologici, politici e favolistici. Anche la raccolta oraziana rispecchia nei contenuti e nelle scelte formali il canone alessandrino della poichilia, quindi, e della variazio, insomma, il fatto di mettere insieme tante cose, tanti argomenti e tanti contenuti. Gli epodi settimo e sedicesimo, tuttavia, sono di contenuto politico, ma anche in questo caso non così precisi e determinati. Insomma. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.